Il programma del Natale Fermano si è arricchito quest'anno di un evento eccezionale, il presepe vivente all'interno delle cisterne romane. Fortemente voluto dall'amministrazione fin dall'insediamento, il progetto si è realizzato grazie al regista della cavalcata Adolfo Leoni e al lavoro delle 10 contrade cittadine. L'idea nasce dall'amministrazione che tempo addietro desiderava tanto valorizzare appunto questo bellissimo complesso architettonico che sono le nostre cisterne romane e che ben si sposano proprio con un progetto di questo tipo. La cavalcata ha accolto pienamente questo progetto di poter realizzare un presepe vivente all'interno di questo bellissimo complesso e che sembra davvero fatto apposta per realizzare un presepe vivente. Tante sono le persone coinvolte, tutte e 10 le contrade della cavalcata, una grande macchina messa in moto. Come è stato possibile arrivare a un risultato di questo tipo? Il risultato è possibile grazie al motore che vive e che governa la cavalcata, che è la passione. La passione è messa in atto da tanti volontari che si mettono a disposizione per la cavalcata e per realizzare tutto questo. Abbiamo più di 50 figuranti che si sono messi a disposizione con tutte e 10 le contrade che hanno contribuito a tutti i quadri che potete vedere rappresentati in questo presepe vivente e questo grazie al loro impegno e al loro amore proprio per la cavalcata. Possiamo dire quindi che la cavalcata dell'Assunta accompagna Fermo, la città e veicola la città durante tutto l'anno? Assolutamente sì, perché la cavalcata vive tutto l'anno, perché i contraioli vivono la cavalcata tutto l'anno, organizzano eventi tutto l'anno e fanno in modo di veicolare la storia di Fermo e della città di Fermo e della cavalcata in ogni tempo dell'anno. Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 dicembre i visitatori hanno potuto godere dello spettacolo della Natività in gruppi da 40 persone ogni 20 minuti per 6 turni al mattino e altrettanti nel pomeriggio, accompagnati nel loro viaggio all'interno del suggestivo scenario naturale delle cisterne da una figurante e da tante voci narranti, una per ogni stanza, fino ad arrivare alla Sacra Famiglia. Questo cammino verrà scandito e accompagnato dai racconti fatti da dei lettori. La cosa che vi chiediamo è il silenzio, perché l'unico strumento che abbiamo è la voce. E quindi per raccoglierci e dare il senso importante che ha ciò che stiamo facendo, ecco, il silenzio e il raccoglimento. Il racconto scritto da Adolfo Leoni ed intitolato Quella notte ha condotto il pubblico dalla spiritualità pagana alla nascita di Gesù in una suggestione di luoghi e scene in cui il silenzio e la contemplazione hanno contribuito ad accrescere l'emozione. La testa di Giove faceva parte di una statua molto grande, dicono addirittura raggiungesse i 7 metri. La testa si trova nella Pinacoteca. Il resto non è stato più trovato. Comunque era stata eretta al Girfalco, il Girfalco era costellato di statue romane. Perché l'abbiamo messa in un presepe vivente? Perché l'uomo da sempre ha cercato di rispondere a quelle che erano le domande essenziali: chi sono, che faccio, perché vivo. Quindi ha inventato dei miti, ha inventato le cosiddette religioni pagane. Poi c'è stato un momento nel tempo, forse una pretesa, ma un momento nel tempo che ha cambiato lo spazio e la storia, prima di Cristo e dopo Cristo. Quindi se il nostro è un cammino di domanda da quella che è la testa di Giove, quindi che rappresenta un po' il momento pagano, fino a quello che è stato invece l'inversione dei ruoli quando il cielo si è piegato sulla terra, quella notte. Le scene di genere con gli antichi mestieri hanno dato la dimensione di un contesto, quello in cui l'evento che ha segnato la storia del mondo ha avuto luogo, tra mercanti, pastori, filatrici, arcieri, fino a quando, appunto, quella notte, Maria diede alla luce il Figlio di Dio. E quando il bambino nasce, ogni dolore, ogni tensione si spegne per lasciare il posto alla serena dolcezza del miracolo della nascita di Gesù. Ora tutto è più tranquillo, però c'è una calma strana. La notte
ha ammantato il mondo. Tutto si placa, eppure c'è attesa. Il sonno non è sonno stasera, i sogni non sono sogni stasera. Incombe qualcosa. Qualcosa sovrasta pastori e mendicanti, malvissuti e uomini saggi. Qualcosa vibra nell'aria, parla nel vento, racconta cose assurde. Tutto calmo. A fare da colonna sonora le voci dei componenti di alcune corali cittadine, delle parrocchie di San Domenico e Sant'Alessandro e quella di Fra Marcellino, ad annunciare con gioia e letizia il lieto evento. La felicità.